From Graham, say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my. Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro. In questo nuovo video andremo a modificare la nuova macchina, la Coil Brawler, non so se si pronuncia così. Adesso andrò a modificarla, vediamo un po' come diventerà questa macchina. Intanto vi faccio vedere quanto costa anche questo veicolo qui. Il prezzo è abbastanza alto, se non sbaglio, infatti costa $715,000. Un prezzo abbastanza alto per questo veicolo, secondo me. Ragazzi, a me semplicemente non mi piace più di tanto questa macchina, perché praticamente è un fuoristrada un po' diverso dagli altri. Infatti è tipo un po' sportivo adesso, più o meno sì. Adesso andrò a modificarlo, vediamo un po' come diventerà questa macchina. Spero ragazzi che diventerà abbastanza carina, visto che così com'è non... Spero che si possa modificare appunto tanto, perché così appunto è molto brutta, non mi piace più di tanto. Adesso la modificherò più che a posto, vediamo come diventerà. Ed eccola qui ragazzi, modificata al massimo. Gli ho modificato le sospensioni, l'ho abbassata un po' perché sinceramente prima era troppo alto, non mi piaceva più di tanto. Comunque eccola qui modificata veramente al massimo, con il neon blu, la macchina appunto blu e bianca, perché ci sta anche molto con il logo della crew. Adesso ragazzi vi faccio sentire un po' il rombo di questa macchina. Ora vi faccio vedere un po' gli interni, che sono veramente molto fighi, guardate qua, davvero fatto molto bene. E quindi niente, ho avuto modo ragazzi di provare questa macchina per 10-15 minuti. Si guida abbastanza bene, non mi lamento. Ovviamente ragazzi il prezzo è molto elevato, secondo me ragazzi l'unica pecca di questa macchina è che ha un prezzo veramente molto alto. Io sconsiglio di comprarla per appunto il fatto che il veicolo costa molto e secondo me non vale tutti questi soldi. Se ragazzi il veicolo costava su massimo 300-400 mila dollari ci stava, però con questo prezzo così alto non credo che valga veramente così tanto ragazzi, quindi io sconsiglio di comprarla. E niente ragazzi, questo video finisce qui, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di mettere in piace a questo video per supportarmi, iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video, inoltre scrivetemi qui nei commenti cosa ne pensate di questa macchina, se l'avete provato oppure se l'ha acquistato oppure no, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.